In vista della giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne, la FIM CISL, la FIM CGIL di Teramo hanno inaugurato la panchina del rispetto, dedicata alle donne vittime di femminicidio presso la GLM Group SPA di Castelnuovo Romano. La panchina rossa, colore del sangue, è il simbolo del posto occupato da una donna che non c'è più, portata via dalla violenza. La panchina è collocata simbolicamente nella fabbrica, un luogo di lavoro da cui far partire il percorso di sensibilizzazione contro il femminicidio e la violenza di genere. Abbiamo pensato di fare questa iniziativa perché proprio ripartire dai luoghi di lavoro dove c'è una forte presenza femminile per appunto rimarcare giornalmente questa violenza sulle donne, che è un modo di fare che a nostro avviso come sindacato educatore dobbiamo riportare proprio all'attenzione dei lavoratori e delle lavoratrici in particolar modo. Ma non solo per denunciare questi annosi gravi fatti, ma non solo per la violenza fisica, ma anche per la violenza psicologica che spesso viene fatta nei luoghi di lavoro e comunque è molto più nociva della violenza fisica, perché la violenza psicologica, oltre a quella fisica, ammazza lentamente la figura femminile. Quindi ridiamo voce a queste donne, le donne lavoratrici che hanno tutto il diritto, il sacrosanto diritto di essere parificate agli uomini. E il giorno in cui smetteremo di parlare di quote rosa, avremo raggiunto definitivamente la civiltà di questo paese. Partiamo da un luogo di lavoro e dagli spazi occupati appunto ogni giorno dalle donne e dagli uomini, perché è necessario partire dalla sensibilizzazione, una sensibilizzazione che non può non vedere il concetto di parità di genere in ogni momento del quotidiano. E bisogna ripartire da questo, bisogna ripartire soprattutto dalla parità di genere nel mondo del lavoro. Siamo molto, come dire, orgogliosi di questa iniziativa, evidentemente l'unica in provincia di Teramo, se non addirittura in Abruzzo. Siamo felici in questo caso che l'azienda abbia risposto positivamente all'iniziativa acquistando la panchina. Ci teniamo a ribadire che questa è stata un'idea unicamente delle lavoratrici di questa azienda, un'azienda che ha un'alta componente femminile. Si riparte da questa panchina rossa in un luogo di lavoro. La vediamo molto spesso instaurata in piazza e in giardini pubblici. Riteniamo che sia necessario partire da qui, appunto, da una fabbrica.